La filosofia del boudoir è un'opera di François de Sade che ha fatto storia per il suo contenuto scandaloso e per la sua trattazione dei temi della sessualità e della violenza. La storia ruota attorno a due personaggi principali, il marchese de Sade e la sua vittima Eugénie. Il marchese cerca di convincere Eugénie ad abbracciare la sua filosofia del piacere estremo che lui stesso mette in pratica attraverso atti sessuali e violenze estreme. Il libro è stato molto controverso all'epoca dei lumi, soprattutto per una pubblicazione che ancora oggi può essere difficile da leggere per alcuni a causa delle tematiche esplicitamente sessuali e violente presenti in esso. Tuttavia, molti lo considerano anche un'importante opera di denuncia dei problemi della società e dell'ipocrisia dei suoi valori.